L'elisir lenitivo è l'unica medicina disponibile all'Ambet. Reca il nome del Gran Maestro dei Templari. È tempo di una visita dal medico. Non penso che qualcuno possa guarirti. Tu che hai intenzione di fare, mia cara sorellina? Lo sai benissimo, trovare il frutto dell'Eden. Continua pure a studiare. Io vado a uccidere Templari. Come se non ne avessimo già uccisi abbastanza. Teletrasporto! Cura ogni male, nevralgie. Per voi l'elisir lenitivo di Starrick. Non beve altro. Quell'elisir lo sta uccidendo, ha perso il cervello. Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Oh, come osi, razza di bastardo. Che succede? Ah, sparisce. Se volete scusarmi, signora. Dove pensa di scappare? Devo fermarlo al più presto. Io niente, ma se ti fermassi mi faresti un gran favore. Dovrei farti una domanda. Prima fermati e parliamo, poi ti lascerò stare. Mi guadagno solo da vivere. Ingannando però le persone. Preso! Adesso parlerai. Ti farò male. Dimmi da dove arriva l'elisir. So solo che le producono ogni giorno, tra i gasometri e il manicomio. Ah, grazie. Ci voleva tanto? Questi sono i vantaggi di corrompere i poliziotti. Fermarti? Rallenta ora. Va bene, scopriamo dove producono questo elisir. Dove sta andando? Oh! Maledetto cavallo! Così si fa. Che cavallo obbediente che sei. Forza! Devo aspettare il momento giusto, che non è adesso. Piano! Calma! Devo avvicinarmi molto piano senza dare nell'occhio. L'uomo che distribuisce l'elisir gestisce un club di pugilato alla fonderia.
Grande furto! Arsenio Lupin può pulirmi le scarpe. La furtività non è il mio forte, almeno ci provo. Eccoti qui. Sogni d'oro! Ce ne hai tu di coltelli? Non hai un cazzo, ma farò anche senza. Dormi un po'. Adesso tu verrai con me e faremo una bella chiacchierata. Non provare a scappare, altrimenti saranno guai. Oh, ma avete visto? Sei recidivo, eh? Che devo fare? Non sapere mia. Samson scaffolo per solo per. Forza, sputa il rospo. Dove producono l'elisir? Parla oppure tacerai per. Nella distilleria, il palazzo accanto al birrificio. La produzione dell'elisir lenitivo deve cessare per sempre. Some injustice there. No one looks out for the little. Doesn't matter how well you dress, you still get knocked down like you weren't there. Ed ora al prossimo obiettivo. Più veloce, Jacob! Più veloce! Thank you.
occhi ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. Questo complica le cose. Come posso cominciare? Facciamo cadere quei barili sopra quel poveretto. Che botta! This is gonna get rough. Dead as a donut. Accidenti! Devo fare attenzione, sono in tanti. Ehi, non facciamo brutti scherzi. No, vieni qui. Mettiamo fine a questo rumore. Wonder why no one's taking you to medical college yet. Cos'è questo casino? Me la sono cavata egregiamente. Non dovreste andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che... Occhi bene aperti. Dentro. Ci è mancato veramente un pelo. Voi, giovanotto, mi avete spaventato. Pensavo foste uno di loro, ma ora so perché siete qui, per il mio stesso motivo, credo. Credo di sì. Dovreste venire a vedere. Macchinario impressionante, non trovate? Ho visto di meglio. Datura stramonium, erba del diavolo, così la chiamano. La mettono nell'elisir. È oppio, ma guarda, disgustoso. Assolutamente nauseabondo. Cosa giusta da fare, siete d'accordo? Ma cosa sta facendo? Oh, andate via di qui, presto. E le altre valvole? Potete intuirlo. Bene, giovanotto. A quanto vendono quell'elisir? Lo sai? No, ma con la merda che ci mettono dentro diventeranno ricchi quelli. Non è semplice. Ma so che ce la posso fare. Qualcuno vuole prendermi in giro? Merda! Mi aveva quasi visto! Devo scegliere un nascondiglio più efficace.
cosa diavolo era? Che sfortuna. Dovevi fare più attenzione. Un alleato in meno buono. Jacob, perché cazzo ti sei alzato dal nascondiglio? Mi devo nascondere? Bene, fai un pisolino con il tuo amico. Donne templari. Le donne, già di loro, hanno un cervello di gallina. Beh, questa ne è la dimostrazione chiara, o no? Ho completato il primo piano, ne mancano ancora due. Era bello pieno quello scrigno. Forza, vieni qui. Mi stai solo intralciando la strada. Che sto facendo? Consiglio di Cristo. Dai, veloce, veloce! Presto, prima che tornino indietro! L'ultimo piano. Se voglio aprire l'ultima valvola, dovrò essere molto agile. Aspetta, vediamo. Sembra che quei due templari
stiano percorrendo un giro dell'intero piano per controllare che sia tutto ok. Allora devo far fuori solo questo. Dannazione! Da dove è sbucato quell'altro lì? Devo aspettare. Spero non troppo, perché gli altri due stanno arrivando alle mie spalle. Quindi levati! Fatto! Sì! Non voglio morire intossicato! Devo andarmene! Banzai! Ben fatto, ragazzo, ben fatto. Charles Darwin, sono lieto di conoscervi. Jacob Frey, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già orario di visita. Non abbiate fretta, signor Frey. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di discrezione. Si è fatto tardi. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. Darwin, l'ideatore della teoria dell'evoluzione dell'uomo? Oh mio Dio, è stato un piacere, un gran piacere! Forza Jacob, prendiamo una carrozza e cerchiamo di arrivare all'obiettivo in fretta. Forza! Sei troppo lento, cazzo! Ehi, ehi! Signor Owen, siete di certo l'uomo più insopportabile che abbia avuto la sfortuna di conoscere. Ha ragione Dickens. Il maltempo non sa da che parte prendervi, ecco. Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo. È una bugia, e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sciocchezze? Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore. Il mio nome. Oh. Vai, accidenti, vai. Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abietto. Davvero? Sembravate ottimi amici. Owen lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisir. Presto! Presto! Signor Darwin, non me la faccio ripetere due volte. Ho capito. Vado subito! Aiuto! Aiuto! Non credo. Mi sono sempre chiesto quanti colpi sopportino queste carrozze. Ho solo qualche domanda per voi, signore. Non so cosa voglio dire, ma non lo sarà. Prossima fermata, il Tamigi. Meglio che parli, vecchio mio. No, per l'amor di Dio. Ferma che ti rivelerò. Thank you.
Ehi, piano! Il dottor Elliotson! Il dottor John Elliotson! È lui che ha inventato l'Elisir! È lui che vuoi! Non me, ti imploro, ragazzo! Ora basta! Visto? Non era difficile! Sì!